Due giorni di incontro per gli studenti di Cerignola, il 18 e il 19 gennaio, con uno dei volti più amati dei social, noto al popolo del web come il professor TikToker che insegna fisica sui social, Vincenzo Schettini. Anche i palazzetti diventano scuole, diventano per me un'opportunità di lanciare dei messaggi, perché un ragazzo che si fa ispirare in un momento della sua vita cambia la propria vita. E questo è il ruolo del docente, quindi per me fare sta storia qua in un palazzetto davanti a 1000 studenti, ma sai che grande opportunità è per me come prof e lo può essere per loro come studenti, enorme. Sold out al Pala Tatarella con un evento targato Neverland e organizzato in collaborazione con l'assessorato al welfare, politiche di benessere ed inclusione sociale del comune di Cerignola. È proprio grazie all'associazione Neverland, con la quale il comune sta portando avanti diversi progetti per divulgare la scienza con un linguaggio semplice al passo dei tempi, in questi due giorni gli studenti di Cerignola si sono immersi in una lezione del professor Vincenzo Schettini, straordinario divulgatore. Perché diceva Einstein, quando un insegnante sa spiegare bene una cosa vuol dire che l'ha capita. Cioè che sembra una banalità, in realtà non è vero, quindi intanto avere le idee ben chiare di quello che uno deve dire e secondo, la spontaneità. Io le cose le racconto, le spiego a modo di Vincenzo, quindi ho sempre buttato giù tutte le barriere, mi devo vestire in un certo modo, mi devo fare, no, non... spontaneità, tranne un po' nei capelli, lì sono fissato, là devo insomma capito metterci mano. I ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado hanno seguito con attenzione la lezione del prof, che con un linguaggio appassionato ha catturato la loro attenzione. 2 milioni di follower, ovvero i suoi lovvini che lo seguono sui social, attraverso il progetto La fisica che ci piace, che oggi è anche un libro edito da Mondadori. Qui il prof Schettini racconta la fisica che c'è dentro le cose che viviamo ogni giorno. Una passeggiata nella vita reale dove ogni evento diventa lo spunto per una nuova riflessione su come funziona il mondo. Io ricevo centinaia di messaggi da colleghi che mi dicono grazie perché hai riscattato il nostro mestiere, lo mostri per quello che è un mestiere bellissimo, di grande rispetto tra l'altro, e molti mi dicono grazie perché sei fonte di ispirazione, cioè guardandoti comprendo molte cose di me stesso, di me stessa, e questa è la strada di un docente, non imitare qualcun altro, ma trovare la propria strada. Io l'ho trovata, cioè io ho cambiato me stesso nel corso del tempo, mi sono guardato dentro e ho detto io devo fare Vincenzo in classe, non devo fare il prof.